A vincere il premio come miglior cortometraggio è il cortometraggio Adaptation. Cosa avete premiato di questo cortometraggio? Io credo che questo cortometraggio rappresenti con grande coerenza uno spaccato di vita. Riesce a mettere a fuoco una coralità di personaggi che davanti a un'emergenza drammatica hanno ovviamente le reazioni più diverse, però con grande anche semplicità, e quindi questo depone a favore anche del tipo di racconto. Noi riusciamo a riconoscere i personaggi, capire anche abbastanza la loro interiorità e contemporaneamente però anche entrare in un scampolo di società. Martin, mi siamo gli stuvi. Stulpisk. Co? Jajco, stulpisk, powiedziałem. Głuchy jesteś? Sary, nie mów tak do mnie. Per me, e credo che sia condiviso dagli altri membri della giuria, c'è la maturità di trattare un argomento molto complesso, il rapporto psicologico tra i personaggi, la creazione del loro rapporto molto, molto precisa e articolata, proprio delle scene e delle situazioni che dimostrano un'abilità del regista, in questo caso, di trattare argomenti che vanno al di là della semplicità quotidiana e che trova nuovi modi di esprimere delle cose che sono molto complesse all'interno. C'è la scena dove il padre porta due piatti al figlio e gli dice: guarda, adesso puoi mangiarne tutti e due. È proprio questo, le scene e il mise-en-scène che parlano molto di più di quello che un'esposizione formale, esplicita, orale potrebbe fare. Il film, diciamo, che abbiamo amato un po' tutti nella giuria, è un film che dimostra una particolare maturità nella gestione di tutto il complesso del film, perché il problema di molti corti di questo tipo è che, nonostante la buona, ottima qualità media, è difficile gestire tutti gli aspetti del cinema. Invece in questo caso ci riesce, il regista ci riesce, riesce a creare un'opera che ha veramente pochissimi difetti su un tema molto forte, su un trauma della perdita che è raccontato in maniera davvero già di livello, diciamo, dei grandi lungometraggi che vediamo al cinema.